1979 si è avviato un piano inclinato che in forza di quel processo di mercificazione integrale ha portato a trasformare la scuola stessa in un'azienda di tipo mercatistico. No? Oggi i presidi non sono più considerati tali, ma sono considerati come dei manager all'interno della scuola, dell'azienda scuola. Voi stessi siete valutati secondo un demenziale sistema di debiti e crediti, come sapete, che riconduce evidentemente l'immaginario alla forma merce. Addirittura al Ministero voi attualmente non siete neppure più definiti come studenti, ma siete definiti come consumatori di formazione. Il modello unico del consumatore si profila come il solo modello possibile. Questo avvalora quanto già dicevo, cioè il fatto che stiamo vivendo in una società di mercato, in cui tutti i parametri, dalla salute all'insegnamento, dai beni pubblici all'immaginario, vengono ricodificati tramite la forma merce. Si potrebbero qui fare mille esempi possibili, no? In cui mi piace ricordare quello tristemente noto dell'espressione capitale umano. Si parla oggi di capitale umano in una, potremmo dire, quasi naturale identificazione dell'uomo con il capitale. Capitale umano, insomma, che ricorre. Ma poi anche, appunto, potete fare lo stesso esercizio di ritrovamento di queste espressioni evidentemente mercatistiche ricordate ad ambiti che fino a prima del 1989 o forse anche solo fino a qualche anno fa esularono da questa dimensione mercatistica. Quello che voglio dire è che dal 1989 si è aperto un nuovo scenario che è quello che potremmo definire come lo scenario in cui la forma merce si impone in maniera assolutistica. Voi sapete, se avete studiato Marx, che la forma merce è la cellula base del sistema della produzione capitalista. La forma merce domina incontrastata oggi, dopo l'inglorioso crollo dei comunismi novecenteschi, che con tutti i loro limiti macroscopici sicuramente un merito l'avevano avuto, almeno due meriti. Primo, avevano, sia pure in maniera, potremmo dire, trasversale, permesso di pensare la possibilità di un essere altrimenti rispetto a come si è oggi. L'idea cioè che al di là del muro di Berlino fosse possibile immaginare qualcosa di diverso, quando anche qui al di là del muro di Berlino non vi fosse un scenario di via, era possibile immaginare qualcosa di diverso, cioè il capitalismo trionfante non era pensabile come un destino, come l'unico mondo possibile. Ma poi, in secondo luogo, il comunismo novecentesco ha svolto il ruolo di quello che la teologia politica chiama il catecon, cioè la forza che frena, il potere che frena, che è in qualche misura, potremmo dire, ciò che ha nel Novecento tenuto a bada il dilagare incontrastato del capitalismo. No? Diceva appunto nel Novecento una sorta di tensione reciproca fra le due forze in campo, no? Cuius regio, eius economia, potremmo dire, no? Il Novecento. Venuta meno l'esperienza dei comunismi novecenteschi, non a caso, non ha vinto la libertà, come ideologicamente si continua a ripetere, ma ha vinto semmai la società di mercato, ha vinto appunto quella società di mercato, quel fanatismo dell'economia che tutto riporta al codice della forma merce. E appunto questo dilagare incontrastato della forma merce, che è coessenziale, come abbiamo visto con Marx, alla stessa logica di sviluppo del capitale, oggi lo vedete dilagare in due sensi complementari, nel senso dell'estensione e nel senso dell'intensità. Nel senso dell'estensione avete quello che pubblicamente si chiama globalizzazione, un termine quanto mai scivoloso ed equivoco, che serve di fatto a chiamare in maniera pudica quello che invece, se chiamato col proprio nome, andrebbe definito come il movimento di invasione del mondo da parte della forma merce. Questa è la globalizzazione, un movimento di saturazione del globo da parte della forma merce. E poi l'intensità per il fatto che, come già dicevo, la forma merce colonizza anche l'immaginario. Non riusciamo più a pensare nulla se non tramite le prestazioni simboliche della forma merce. Allora, debiti e crediti nelle scuole, azienda Italia, investimenti affettivi e così via. Oggi è il nostro
una merce, potremmo dire, segna l'orizzonte